E noi mettiamo sempre e comunque la Puglia davanti a tutto. Una Puglia cambiata negli ultimi anni, non si può ora stoppare il grande lavoro fatto. Dunque un bivio davanti tra la storia scritta e l'impegno per il futuro o consegnare il territorio a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. A poche ore ormai dalla chiusura della campagna elettorale e quanto dichiara l'onorevole Francesco Boccia. Noi siamo questi, la destra si batte per cancellare il reddito di cittadinanza, per rimettere i fili spinati intorno ai nostri confini, per farci uscire dall'Europa e per costruire i cimiteri dei feti, perché questa è la proposta di Fratelli d'Italia, che è una cosa ignobile, e chiunque di noi abbia fatto le battaglie sui diritti civili e abbia difeso i diritti universali non può consentire a questa destra di occupare la Puglia e di rappresentare la Puglia in Parlamento. Carta di Taranto, manifesto del Mezzogiorno, la tutela dei fondi del PNRR al Sud Italia, punti fondamentali della propria volontà politica, sostengono. Taranto, stiamo facendo una trasformazione importante col sindaco Rinaldo Benvenucci. Ecco, per il mio ruolo di presidente di Chimambiente abbiamo cercato di trasformare questa città, una città che sta diventando esempio per l'Italia. Ecco, questo farò a Roma se i cittadini lo vorranno. Ancora qualche ora prima di abbandonare i sondaggi e comprendere quanto la forbice si allargherà, se e a favore di chi.